Bambina, vi ricordate della maledizione del verde? Oh no! È tornato! Troppo bello vedere le tane di ognuno dei Rainbow Friends. No, ma io non ho toccato niente, non è possibile! Benvenuti in Solita Stories! Oggi nuovissimo escape room con i Rainbow Friends. Ebbene, sì, c'è un escape room tutta a tema Rainbow Friends. Che bello. Sarà bellissimo, mi raccomando, ora guardate il video fino alla fine e poi date un voto a questo escape room da 1 a 10 nei commenti. Pronti? Mettetevi comodi, presi i popcorn e iniziamo subito! Sfracellamenti! Allora, vediamo subito come starà questo escape room e soprattutto se io riuscirò a prendere il badge prima di Vitale. Chi vincerà tra Team Celeste oggi e Team Rosso? Ciao, io sono già avanti! Ehi, no, stai barando! Sfracellato! Ecco, siamo proprio nella mappa come nel gioco Rainbow Friends, però è stata un po' più abbellita forse. Ah, ma anche ci tu ti sono più decorazioni. No, 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 io no, solo tu ti stai sfracellando. Aspetta, c'è qualcosa che non quadra qua. Non vedo l'ora di scoprire tutti gli stage di questa mappa. È diversa dal gioco, vedete? Questa parte nel gioco non ufficiale c'è. Rainbow Friends non c'è. No, aspetta, secondo me c'è, però non c'è questo liquido verde. È quella parte dove ci sono le barchette, forse, all'inizio. Non so se sì, ti ricordi. Sì, ma non c'erano i bidoni. No, non c'erano non i bidoni. Stesso. Wow! Che, non prendere il palloncino verde, dice. Che cos'è questo? Guarda. Dove? Dove l'hai letto? Vieni, fai dei passi indietro, guarda. Qui, vedi? Non toccare il palloncino verde. Che vuol dire? Vuol dire, vi ricordate della maledizione del verde? Oh no! È tornato! Io nel frattempo ho distratto quindi la vita. Possiamo ciao saltare sul no. No, no, non è vero. Non è vero. C'è scritto che devi evitare i palloncini allora verdi. Allora perché mi fa vedere solo il colore verde? Non è giusto. Io sono saltata su un palloncino viola e sono morta lo stesso. Vabbè, comunque per ora mi piace un sacco questo escape room. Mi piace questa ambientazione. Dobbiamo scegliere la porta giusta. Scegli quella giusta, che altrimenti ti sfracelli. Non scegliamo la porta sbagliata. Io so già qual è. Allora, che colore mi piace di più tra verde, giallo, blu e viola? A me piace di più il viola. Brava, è quella giusta, lo sai. Wow, bene. Dai, andiamo avanti. Tutti i colori dei personaggi di Rainbow Friends, sì, ovviamente. Dove siamo? Oh, qui siamo in quel posto, ti ricordi? L'ultimo non lo riuscivamo a trovare, quindi era tipo nascosto qua dietro, ti ricordi? No. Come no? Che cosa non riuscivamo a trovare? L'ultimo dei Rainbow Friends, non riuscivamo a trovarlo ed era tipo qua sopra, la casa di Orange. Ti stai confondendo con i Morph, quello era un altro gioco. Per i Rainbow Friends noi siamo morti prima. È vero. A proposito, se non avete visto gli altri video gameplay Rainbow Friends, andate poi a vederli, così vedrete tutti gli sfracellamenti che abbiamo fatto. Però, attenzione, quello di Morph era davvero molto simile a questo. Beh, era la stessa mappa, però non dovevamo scappare dai Rainbow Friends. Qua non so se ci saranno i Rainbow Friends. Vabbè, io seguo te. Comunque questo è un labirinto, ma aspetta, ho visto c'è una microonde. Freccia. Ho visto una freccia. Dove hai visto? Eccola. Vabbè, io vado, non aspetto Vitale perché devo prendere prima io il badge. Ma tanto io sono dietro di te. Ciao. Smettila di seguirmi, vai tu per i fatti tuoi, eh. Grazie per avermi. Capito, non puoi copiarmi. Sì, sì, ciao, ciao. Vai via. Così impari. Come ho fatto? Seguirmi. Oh no, ma adesso devo ricominciare tutto da capo. Non so più dove andare adesso. Ho trovato l'uscita. No! Ciao, ciao, Vitale. No, sto andando a prendere il badge, oddio, no, per sempre. No, 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 no. Devo trovare l'uscita. Ops. Ah, ecco l'uscita. Ah, ti sei sfracellata pure tu. E a quanto pare qua il pavimento non è lava, ma il pavimento è acqua. Com'è? E se cadi lì. Qualcuno è caduto. Via, tanto Vitale rimarrà nella pista. Sì, sì, ciao, ciao. A proposito, orecchini del giorno sono... Non so se riuscite a vederli bene. Due orsacchiotti gumosi celesti. Che voto gli date da 1 a 10? Scrivetelo nei commenti. 115! Beh, io vado, mi dispiace, Vitale. Mi sto perdendo, non so dove andare. Ci sono delle frecce ingannevoli. Frecce ingannevoli? Sì. Ok, boomer. Aspetta, forse l'ho trovata. L'ho trovata. No! Ecco, Vitale, tanto ti sfracellerei 10.000 volte, certo, nell'acqua. Io ancora non ho capito come fanno a passare così velocemente. Io ho capito. Adesso devo aspettare qua, aspetta. Ok, dobbiamo fare un passaggio per volta. Sì, andiamo, sì, ora qua. Dov'è Vitale? Vitale laggiù. Ti sfracellerà? Certo che no. Sono già dietro di te. Io sono comunque avanti. Ciao. Levati di mezzo.
Vediamo chi si sfracellerà per primo. No, vabbè. Sono in vantaggio. Sono in vantaggio. Non ci credo che devo rifare tutto da capo, ma questo stage è difficilissimo, uffa. Dai, non ti preoccupare, io non ti aspetterò, andrò avanti a prendere il badge prima di te. Io prima ti ho aspettato, mi sono fermata a parlare. Non è vero, non è vero. Ah, finalmente. Dai, ce l'hai fatta. Sbrigati. No escape c'è scritto, nessuna via d'uscita. Ma noi la troveremo lo stesso, la via d'uscita. Soprattutto vitale. Il badge. Vediamo, speriamo ci sia la sezione cucina in questo escape room. Oh, così no. Vitale si distrae. Ti distraggo? Attenzione qui, che è molto difficile. No sfracellamenti. Dun. Ma ho capito, qual è il problema? Tu sei il problema. No, c'è una tenda là sopra, guarda. Sì, lo se so. Tu salti lì. Vediamo allora, se io salto. Ma dov'è finita? Ce l'ho fatta. Ma sei ancora lì, sbrigati. Ah, perché? Tu dove saresti? Io ho quasi finito. Vitale laggiù. Oh, guardate questo quadro. C'è blu con un personaggio. Quello sarà forse il fondatore, il creatore dei Rainbow Friends. Può essere, perché sì. Perché in effetti io vorrei sapere di più sulla storia dei Rainbow Friends. Se voi sapete tutta la storia, perché voi sapete sempre tutto. Sapete tantissime cose dei giochi a cui giochiamo. Scrivetecelo nei commenti, perché voglio sapere di più. Cioè, tipo, chi li ha creati, da dove vengono. Come con Huggy Wuggy, voglio sapere tutto. Oh no, questo salto è difficilissimo. Ah, sei arrivato anche tu qui. Sì, devi prendere la ricorsa e saltare dritto. Non so come hai fatto. Senza sfracellarmi. Voglio rifare tutto da capo. Ehi, aspetta, ma questo che cos'è? È un badge. Non ci credo, perché tanto ci sono molti altri più stage. È impossibile che lo prendi già il badge. Come hai fatto a saltare questa parte? Me lo spieghi? Te l'ho detto, devi prendere la rincorsa. Ho preso la rincorsa. Ma devi saltare dritto, non... Yeah! Salta dritto. Ma hai salto dritto? Sì, allora, certo. Riproviamo. Lasciate un mi piace per portarmi fortuna in questo salto. Questa non me la perdo, vediamo. Vediamo. Rullo di tamburi. Ce l'ho fatta! Wow, finalmente! Non devo cadere, non devo cadere! Vediamo, c'è scritto: non lasciare che blu ti abbracci, potrebbe avere fame. Ehi, apriti porta, si apre questa porta! Ma dove stai andando? Devi andare nei condotti di reazione. Ecco perché ti sei bloccato tu. Io sto qui che sto continuando a girare. Ehi, ma che ci fai qui? Ehi, ci sono tre giocatori qua. Mi stai seguendo? Seguiamo questo giocatore perché sicuramente... Ma se lui stava seguendo me? No, è l'uscita? Penso di sì. Sì, vedi, funziona, seguire gli altri giocatori. Se siete delle schiappe nei giochi come noi a volte, seguite gli altri giocatori, magari sono più bravi. Ehi, ma dove siamo finiti? Forse siamo dal falegname. È un laboratorio con tutti gli attrezzi, vedi? Io? Non ti far affettare da queste lame. Aiuto. Sono riuscito a passare, sono avantissimo. Comunque, perché tutto così gigante? Siamo noi piccoli oppure sono i Rainbow Friends che sono giganteschi? Credo di sì, siamo noi che siamo piccolini. Non ci credo che ancora non ci siamo sfracellati. È troppo strano. Ehi, qui c'è una porta. Ciao Anita. Tanto ti raggiungo subito. Ci sono quasi. Sono vicino! A sono cosa? Al badge? No, sfracellato! Che cosa? Il badge? Non mi dire! Sì, è l'uscita! Ti sei sfracellata? Ah, ho capito! Siamo tornati nella mappa! Però ci sono i laser! Come abbiamo fatto? Scusa! Allora, ma aspetta un momento, forse bisogna andare qua! No, sono caduto anch'io! Prima. Allora, penso di aver capito! Dobbiamo andare! Yeah! Ciao! Dai, adesso vediamo come si sfracella Anita. Ho capito, devi passare lì, ma è difficilissimo. Tutti e due. Aspetta, è impossibile. Ho capito come fare. Fai andare prima a me. Ok. Forse so come fare. Dai, vediamo. Mi prendo un po' di rincorsa. Vai. Ero riuscito a passare, solo che mi sono fatto a pezzi. Ehi, qualcosa mi dice che è una trappola. Io sono passato però. Come sono riuscito a passare. Perché sono arrivato a pezzi dall'altra parte, quindi poi mi sono ricomposto. Ok, allora proverò anch'io a prendere la ricorsa e via! Ce l'hai fatta! Aspetta, dai, bravissima! Ho
che belli questi laser tutti colorati. Io intanto sono avanti, ciao. Qual è il tuo colore preferito fra questi? Il mio colore preferito è il celeste. Il mio non c'è qua. Perché? Qual è il tuo colore preferito di questi? Il rosa. Non c'è, quindi scelgo questo. Questo violetto lilla. Il violetto? Ehi, tu non ne approfittare. Ma io sono... Mentre parlo, vai avanti. No, come ho fatto a sfracellarmi? Scrivete voi qual è il vostro colore preferito fra questi di Rainbow Friends. Scriveteci nei commenti. Dai Anita, io ti aspetto qui. Voglio vedere quante volte ti sfracelli. Mi vedi? Sì, ma sappi che non mi sfracellerò più. Non vedo l'ora di vedere. E aspetta un momento, io sono passata. Adesso non te lo dico, voglio vederti sfracellarti un'altra volta. C'è qualche trappola lì, ora la scoprirò. Vediamo. Ho capito, qua ci sono dei passi, quindi sì, devo passare qua, piano 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 piano. E poi queste cose blu sicuramente le devo saltare. Attenta che ce n'è un altro, non ti sfracellare lì. Mi sono pure spaventata. Mamma mia. Lo sapevo, guarda. Ma io non ho neanche sfiorato quello. Ma non ci riesci, sai perché? Perché? Perché se non schiappa. Vedremo chi prenderà il badge. Piano, piano, pianissimo, pianissimo. No, ma io non ho toccato niente, non è possibile. Vabbè, mi sono staccato di aspettarti, io vado avanti, ciao. Ma l'avete visto che non l'ho toccato? Sì, sì, certo, come no, l'abbiamo visto tutti. Siamo nel nascondiglio di Orange. Wow, è bellissimo. E io sono già andato avanti, ciao, sono già uscito. Guardate, è troppo bello vedere le tane di ognuno dei Rainbow Friends. Quindi qua stiamo nella tana, appunto, nascondiglio di Orange. Voglio esplorarle tutte. Sì, certo, come no. Alla fine del video, poi, oltre a scriverci che voto date da questa escape room da 1 a 10, scriveteci qual è stata la vostra tana, casa preferita dei Rainbow Friends. Al momento quella che mi piace di più è quella di Orange. E la tua? Ma è l'unica che abbiamo visto! Io ho visto anche quella di blu. Basta! Perché? 5 minutes later. Ok, finalmente ce l'ho fatta a superare il nascondiglio. Sei tornata indietro. Non ci posso credo. Dovevo andare lì. No! Basta! Ho rifatto questa parte di Orange 10 volte. Hai fatto tutto il giro, bastava andare a dritto. No, bastava andare dritto di là. No, dove devo andare? Lì, guarda, la porta è lì. No! Non ci credo! Tutto dritto devi andare. Ok? Adesso salta su quelli. Ecco perché allora mi sfracellavo sempre. È stata tipo 3 ore e mezza a girare sempre lì intorno a non trovare la porta. Ma ora finalmente siamo. Ah, quindi questo è il nascondiglio di blu. Io credo sia il nascondiglio di blu, sì. È la sua casa. Bello questi quadratini arcobaleno. A te. Massima concentrazione. Non so perché veramente in questo escape room mi sfracciano in continuazione, è molto più difficile. Oh, ce l'ha fatta forse, attenzione. Eccola, sì, ce l'ha fatta, ecco la vita. Oh, che bello, sembra un parco giochi, sì, guardate. Sembra un po' il Tada Party dove andiamo, è un parco giochi, avete visto i video? Non scoppiare i palloncini, c'è scritto. La torta, c'era la torta al cioccolato. Io voglio scoppiare i palloncini. C'era scritto non scoppiare i palloncini. Ma io speravo che si scoppiassero, invece ti sfracellano e basta. Wow, ma si è allagato. Doppio salto! Sì, ce l'avevo quasi fatta! Si è allagato tutto qua, che è successo? Hanno lasciato aperto il rubinetto. In effetti qua è un po' difficile capire dove dobbiamo andare. È troppo lontano quel cubo. Ci sei riuscito? E allora ci riesco anch'io. No! Ciao ciao! Sfracellato! No! Infatti dai, Anita, ti aspetto perché qua c'è il labirinto, altrimenti non riesci a passare il labirinto. Ok, grazie. Vediamo Vitale, si sfracellerà o non si sfracellerà? Come si sfracella? Certo. Vediamo. Che non si sfracella. Via! Oh, che bravo! Ok! Attento! Laser! Un altro laser. E ora destra o sinistra? Destra. Destra. Attento, vai piano, altrimenti ti sfracelli il laser. E adesso? Qua a sinistra. Senta, c'è qualcosa lì per terra, un osso. Sì, no, non è un osso. Che cos'è? Non lo so. Una lampadina. Un laser, tipo. Piano, ehi, piano, dove piano, sei andata? Piano, piano, non ti far prendere da questi laser, piano, piano, piano. E dove non ti vedo più? Ah, ecco. Vai pianissimo. Ehi, dove sei? Ah, siamo eccoti. Quasi.
Brava, hai trovato la via d'uscita. Sì! L'hai trovata subito. Non mi dire che c'è il badge, non mi dire che c'è il badge. Dove c'è sei? C'è scritto vincitori? Beh, non ho capito, dobbiamo entrare qua? Sei entrata? Che succede? Che succede? Ma soprattutto perché non c'hai più la maglietta? Che sta succedendo? Dove ci ha portato? Siamo in un'altra hobby. Ma l'importante è che abbiamo preso il badge di prima. Sì, l'abbiamo preso, ma io non ti vedo più, dove sei? Ehi, sono qua, davanti, sbrigati. Che è successo? Uffa, per colpa tua mi sono sfracellata. E io sono avanti, oh, non mi spingere. Comunque ho preso prima io il badge, ora proviamo. Rivincita, rivincita. Proviamo qua, guarda, c'è un badge anche lì. Ma c'è posso una buttarti parola giù? Non ti azzardare. No, come ti permetti? Non pensavo che ti spingessi. Questo hobby è gigante. Dove andiamo? Andiamo di qua. È uno di quegli hobby giganteschi. Bene, sappi che questa sarà una gara sfida all'ultimo sangue. Non ti aspetterò e nemmeno tu mi devi aspettare. Ok. Chi arriva prima vince. Chi arriva per ultimo non mangia. No. La tortura per vitale. Devo dare a essere primo proprio per forza, subito, immediatamente. Mi sono fatto a pezzi? Mi dispiace, ma io sono più brava in questi hobby parkour rispetto a quello di prima. Io continuo a sfracellarmi. Ti supererò! Riuscirò a prenderti. Ecco Vitale senza maglietta là dietro. Ehi, ma perché non mi rubano sempre le magliette, guarda? Ma chi? Che ne so, quando vengo in queste hobby. Dove sei? Ti vedo, sono, ti sto raggiungendo. Sono molto più avanti di te. Non è vero, ti sto raggiungendo. Presto. Sto andando iper velocissimo. Come mai me la cavo così bene in queste parkour? Invece nelle altre escape room con i laser mi sfracciolo sempre. Non capisco. Ti sto raggiungendo, Anita, te lo dico. Tanto io sono più brava qua. Sì, certo. Ciao, come ciao. No? Ciao. Dove sei? Sono qui sulle piramidi dietro. Tanto ora cadi. Che bello questo. Delle piramidi. Vitale modalità turbo. Tanto non mi raggiungerai mai. Sì, certo, come no. Vinco io, guarda quanto sono brava. Mi sono sfracellata solo due volte, mi sembra. Mi è arrivato. No! Sono caduto proprio lì. Dov'è Anita? Bello questo parkour, devo dire. Soprattutto perché non mi sfracello. Dov'è Vitale? Mi stai raggiungendo! Più veloce. Presto, sbrighiamoci. Facciamo più veloce. No, non mi deve superare. Tanto prima o poi ti sfracelli. Dici? Sì. No! Ma io! Insomma! Sfida l'ultimo parkour. Mi stai portando sfortuna. No, sei tu che non sei capace a giocare. Prima che arrivassi tu stavi andando tutto benissimo. No, sfracellato. Dai, sbrigati. Vitale in testa. Non mi aspettare. Chi ti aspetta? Ma sei dietro di me? Ma cosa sono queste? Comunque sembrano... Tante cose messe a caso. Sembrano dei cioccolatini, delle palline di cioccolato. E sta arrivando la fame? No! Non ci credo. Non sono ancora. Non ecco, mi sono ancora sfracellato. Ma cielo, perché questo è un tappeto che si muove? Dov'è Vitale? Eccomi, mi vedi, sono quello che salta lì. E va bene, io mi arrendo, non riesco a passare questo stage. Davvero? Però ho preso il primo badge. Allora, che voto date alla prima escape room? Da una 10 io gli do un 8,5 perché mi è piaciuto un sacco con tutte le ambientazioni, tutto. Io invece gli do un 10! Era troppo breve secondo me. È vero, gli do un 9 allora, proprio perché era troppo breve, però mi è piaciuto tantissimo. Voi che voto gli date? Scrivetecelo nei commenti. E ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite e... Buona visione! Ciao!